Vorrei iniziare il video con questo backstage. Ok, sì, Gabri, spostati. Ok, ancora un attimo. Oh, perfetto, a posto. Però abbiamo ne passato la pena. Scusate. No, devo mettere la scherza. No, scherzo. Guarda che roba. Fai vedere. No, è spettacolare, amore. Vieni a vederti questa. Te la faccio vedere. Ti faccio... Ma sì, tanto guarda, non mi importa di bagnarmi. Che meraviglia! Mi ricordo ancora quando Angelo, lo sposo protagonista di questo video insieme a Sabrina, qualche giorno prima del matrimonio, mi aveva contattato dicendo che guarda che pioverà, ma adesso come facciamo? Come faremo a fare le foto? E io semplicemente ho risposto, guarda Angelo, fidati di me, vedrai che faremo delle cose particolari e diverse. In realtà questo discorso un po' me l'ha ricordato oggi Angelo insieme a Sabrina, quando ho consegnato l'album, mi ricordavano appunto quello che era successo della telefonata. Quindi quello che può sembrare delle volte una situazione negativa, alla fine può essere, a livello, nel mio caso, a livello fotografico, il momento per creare delle cose non scontate, diverse dal solito, riuscire a fare qualcosa di diverso. Quindi quello che dico agli sposi e che rispondo, quindi se ti affidi a me, devi solo fidarti. Qualsiasi sia il tempo, qualsiasi siano le situazioni che possono sembrare, perché dico sembrare, positive, negative, semplicemente potranno magari diventare il valore aggiunto del tuo matrimonio. Quindi sicuramente te ne accorgi, di solito ce ne si accorge dopo, dell'importanza del fotografo di matrimonio, che se tu hai esigenze di avere delle foto belle, particolari, che raccontano, e sicuramente fuori dalle solite foto. Quindi io punto sempre a fare, come dico sempre, delle foto wow. E quindi sicuramente in queste situazioni c'è la possibilità, sfruttando l'ingegno, di fare delle foto wow, diverse dal solito. Appunto, quando poco fa parlavo con Angelo e Sabrina, mi dicevano ma poi non solo questa foto, ma anche quella che abbiamo fatto con l'ombrello, con questa luce blu, siamo felicissimi perché abbiamo delle foto particolari, diverse dal solito. Non bisogna farsi prendere magari dall'ansia, ma semplicemente bisogna scegliere per il proprio matrimonio i fornitori giusti, i fornitori con un estro artistico, i fornitori con una grossa esperienza. Nel mio caso sono sicuro di creare sempre delle foto wow al tuo matrimonio. Poi sono stato molto felice perché comunque gli sposi non si sono fatti prendere, magari mentalmente potevano pensare e dire oh madonna piove così, e potevano essere un po' meno allegri. Invece hanno dimostrato questa fiducia soprattutto nei miei confronti, quindi si sono divertiti, si sono lasciati andare, hanno passato dei momenti divertenti. Le foto sono molto ma molto particolari. Sicuramente non si nota la pioggia, non si nota magari che poteva essere un po' buia la giornata, ma perché giustamente, affidandosi al fotografo giusto, riesce a creare delle cose particolari. Non si nota la pioggia nei momenti in cui non mi interessava farla vedere a livello di luminosità, però poi la pioggia l'abbiamo utilizzata per creare un valore aggiunto, per creare delle foto wow, delle foto diverse dal solito. Quindi bisogna solo affidarsi ai professionisti giusti, così come i ragazzi sono affidati a una location dove il piano B era comunque molto bello, location di cui parlo è Cascina Margherita a Barbania.
dove gli sposi inizialmente dovevano fare la cerimonia esternamente perché ha dei prati molto, molto ampi, ma alla fine, per via del tempo, hanno dovuto effettuare la loro cerimonia all'interno, però comunque la location disponeva della possibilità di avere una bellissima sala vetrata con comunque il tetto bianco molto luminosa che dava comunque sul prato, e quindi nonostante la giornata, la sala interna per svolgere la cerimonia, oltre ad essere molto ampia per contenere la quantità di invitati, che adesso all'incirca erano un 120, un 130, e poi era molto luminosa. Quindi ricordatevi solo quello: per il vostro matrimonio, se vi affidate ai professionisti giusti, riuscite a valutare prima, qualsiasi sia la situazione, voi avrete la tranquillità di avere un matrimonio così come l'avete sempre sognato, quindi con risultati garantiti. Io vi ringrazio, e se volete vedere altri video che riguardano l'organizzazione soprattutto fotografica del matrimonio, tanti consigli, suggerimenti, seguite la mia pagina YouTube. Grazie.